Allora si parte alla grande oggi. Vabbè, è perché nel titolo ho aggiunto butta fuori. Attiri la gente. Li ho buttati dentro. Bravo. Presto butta fuori cambierà il suo nick in butta fuori e dentro, in base alle circostanze. Ma anche butta la spazzatura, butta le frecce, butta le bombe. Fai tutto te, fai tutto. Eh sì. Buttali di lato, dice. Puzza di... Targaz mi sa che è un veterano, eh? No. Mi ha rincastrato in un dosso. Per quello sono arrivato adesso, là. Ho visto che è partito alla carica con il suo Panzer 2. Non è da 20 mm a requisizione. Hai un carro giapponese davanti, Targaz, occhio, eh? Lo so. Però è dietro a... Ah, è dietro la collina. Ce l'abbiamo pure noi un paio davanti. Puzza di naso mi dice: nel frattempo ti osto. Grandissimo amico mio. Mi sa che io annegherò in questo guado. Fiumiciattolo. Vado che va lento. Ma ce la farò. Ce la farò. Sono arrivato dall'altra parte. Ok, inizio con il tutorial. Grande. Ma devo per forza farli tutti? Vabbè, sono due. Cioè, non è sì, che... Se vuoi puoi fare solo aerei oppure solo carri armati. Decidi te quale fare. Sto facendo carri armati. Stanno conquistando... No, bravo. No. Madonna. Ma lui l'ho beccato, eh. Maledetto, a me mi ha distrutto, però. Vado con un M8 leggero. Dovrei raggiungervi in tempo. Ah, io ci sto facendo il carro da sfondamento. Puzza di naso mi dice: è imploso manco una supernova al neutrone. Per come sono esploso io. Simo, scaricatelo anche tu il gioco. Ti aspettiamo pure a te. Vedo un Crusader vicino Charlie. Mi dice: in chiusura ne parlavo, quasi quasi lo prendo anch'io. Non è affatto brutto, è bel gioco. L'ho beccato nei cingoli, però. Io con un meglio sto avanzando con un cinque maniche. Non sarebbe una cosa tanto da farsi, però sai. Colpo critico. Ma dai. E muori. Fanculo. Sto bersaglio facile. Dai Targaz, ce ne abbiamo due davanti. Bisogna dare senso per fargli a corazza, perché tocca. No, sono andato io, sono andato. Bastardi, ne ho due qui. Ma sta arrivando uno, eccolo. Qua dietro. Il Crucco, sì. Quando hai finito il match spostami nel canale live, ne abbiamo uno nuovo. Eccolo, spara. Chi sarà il Crucco? Non spara più. No. Ah, ma erano in più di uno. Il Crucco è Checco. Aspetta che lo sposto.
Sei qui, Checco? Maledetto multitasking. Ok, sì, sono avanzato un pochino troppo. No, ma certo. Io sono troppo lontano, ragazzi. Ma no, siamo tutti rispawnati, siamo tutti morti. Ora ce l'ho io il cane nella persecuzione. Ok, vai, distruggetelo, non spara più l'H35. Assist eliminato. Perfetto. Dai che ci è rimasto soltanto, abbiamo un caccia sulla testa, eh. Bello il caccia, possiamo anche lasciarlo stare, non ci dobbiamo preoccupare del caccia. Se era un bombardiere forse era qualcosa di più tosto. Ok, mi seguo, mi fanno pure tazza. Ragazzi, il primo Prime! Grande, Hendrix! È il primo abbonato, grande! Grandissimo! Grande! Giorno storico questo! Lo segniamo! Oh! Io provo a beccare pure il bombardiere! Con il mio carro! Now, adesso la chat è completamente piena. Siamo 5 su 5. Ciao. Il mio CA mi ha abbandonato. Ciao. Il CA requisito al Giappone. Ok. Io ho finito i carri, ragazzi. Finito tutorial dei carri armati. Dai, per adesso puoi entrare in partita, dai. Sto seguendo il carro di Gabriele che sembra... Ma che cos'è? È un carro italiano, no? Sì. È un carro un L6. Il carro da supporto italiano. Ma te e Targaz siete forti con sto gioco. Grande Hendrix. Ho già perso tre carri, non direi proprio. Hendrix mi dice felice di supportarti. Grandissimo, amico mio. Sì. Chissà quando toccherà anche a me. Stasera, dai. Dove raga? Ne hai uno davanti, occhio. L'antiaerea. Cioè l'antiaerea no. Che mira te. Sì. Sempre fortunati, eh. Oi, ciao, Checco, benvenuto. Ti sento pianissimo. Dici a me? Sì, sì. Vabbè, non sto parlando. Stai parlando, se rispondi stai parlando. Vabbè. Forse il microfono oggi. Forse la stanchezza post studio. Ma se giocavi a Prison Architect. Credici. Mamma mia. Provavo a moddarlo, poi ho scocciato e l'ho lasciato lì aperto. Ah, per fortuna non devo fare il tutorial anche degli aerei. No, se vuoi giocare con gli aerei lo devi fare. Vabbè, ma è semplice, se vuoi puoi farlo. Tanto stiamo seguendo le gesta di Toretto che non riesce a salire il crinale. No, perché se ah, ecco, si è affacciato un nemico. No, perché se salivo mi ammazzava prima lui. Allora, per butta fuori, ti arriva un messaggio da Puzza di Naso e dice: tranquillo butta, avrai sempre il mio abbonamento ma nella vita. Allora. Oh, tranquillo. Beh, la chat in 5 ragazzi è normale così, dai. Ci sa. Allora, Nikron, allora chi ho in squadra? Nikron, Io che ho il povero
e butta fuori. No, però già fuori. Siamo 5. Se ti vuoi unire anche te in squadra, è un casino. Si può fare 3 contro 3, scusa. Cioè, 3 contro 3 possiamo fare. Ok, dai. Oddio, che male che si vede. Cioè, vi vedo verde con i lampeggi. Il puntino lampeggiate sopra. Ma io sparo a Keiko per sbaglio. Aspetta, ma quindi che è con. Siamo in Zemo o no? Io no, e Keiko e Targat contro noi tre, contro buttafuori, Nikron e io. Ma perché darli tutti verdi? Questo lo vedo esperto. Non lo so, questo non si può. No, spiegare. Adesso ti aggiungo alla fine. Ecco, io siamo andati. Proprio, dai, ma siamo tre. Io ho altri caccia, scusa. Ora ti aggiungo, Nao, tranquillo. Inizia a entrare nella pagina. Raga, mi sa che è difficile vederci, cioè. Ma che cazzo, noi siamo tutti nei amici di chiunque. Oh, sto arrivando. Mamma mia, iniziamo bene. Colpa di Targaz. Adesso ce l'ho io a Targaz. Guarda dove. Io non lo vedo, quindi ho difficoltà a dire. Ah, eccolo. Ci sono più miopi nel gruppo. Con un caccia italiano. Targaz. No. Oh, ha battuto no. Targaz. Devo buttare giù il gladiator adesso. Che cora. Vado a schiantarmi. Mi dà butta però fuori che manca. Ora c'è. Ecco, vabbè. Allora, io sono con Gabriele e Targaz contro gli altri tre, forza. Ragazzi, massacriamo. Ragazzi, andiamo tutti squadriglie, cioè è inutile andare singoli. Muoviamo tutti, in caso. Eccomi. Allora, ognuno si schianta sul suo. No. Il gioco è brutto, però. Qua in formazione a punta. Allora, il signor Geldon è mio. Geldon, perché scendi là sotto? Okay. Già sei un bersaglio ambulante così. Io vado da Keiko, vai. E io più Neko. Io prendo. Stronzo! Mi voleva speronare. Ah, dannazione. Nikron, mi senti? Sì, ti sento. Non capisco i comandi. È semplice. Devi fare WASD per muoverti, per far ruotare l'aereo, e vai dietro col mouse, col mirino. Io lo vedo volteggiare a lui. Poi mira sempre il pallino davanti all'aereo, perché il pallino davanti all'aereo dove va, alla fine vanno a finire nell'aereo i proiettili. Non ho spiegato per niente bene. Ammazza che mira. Dai ragazzi. Cioè, Keiko ci sta provando in tutti i modi. No, in realtà sto avendo problemi con i pulsanti. Quindi cerco di leggere i pulsanti mentre mi colpite. Il signor Geldon, che dice che non sa ancora i comandi, mi sta venendo dietro a bombardare. E ti ho abbattuto! Non allora, puzza di naso mi dice comunque si può fare. Appena finisco di scaricare WT, setto Lotus come controllo e vediamo se worka bene. Vediamo. Ehi, allora, butta a... butto i colpi io. Butta contro Nikron. Ora si aggiunge pure Toretto. Il mio è un aereo dei cinesi, proprio. Ok, finalmente ho capito i pulsanti, buono. Magari volevo capirli prima. Come so il... Mamma mia. Boom. Mi dispiace buttare. Adesso mi butto fuori dall'aereo. Ecco, bravo. Rip. E io non riesco a capire perché adesso l'aereo non mi gira più. Vabbè, tanto che stavo combattendo col carrello giù, wow. No, ma allora... mi è impazzito l'aereo, ragazzi. Oh no. Perché mi è impazzito il mirino? Cioè, mi punta sempre in alto, ragazzi. A me non punta proprio più. For-
prova a premerci? Sì, si è sistemato. È apribile un altro visuale. Fatti mirare. Ah. No, quel cavolo. Ma sarà che mezzo aereo rotto? Perché sta continuando a fare così. È possibile. Dove sei? Ho sofferto di vista. Come fai? Vabbè, io mi lancio dall'aereo, dai. Puzza di naso, ho detto ciao Necron, solo che è evidenziato. Ah, ok, io non lo vedo nella live in comune, però grandissimo. Nella live in comune non lo vedo che è evidenziato, però grazie. Vuol dire che hai utilizzato i Necron Point. Ok, ho cambiato aereo e si è sistemato. Qualcuno mi copre un po' le palle, chiunque sia quella dietro di me. Sì, sono io, quello dietro di te. No, quello dietro di te, ma dai. Ah, è... dietro. Butta fuori, ah, ecco chi è. E infatti Puzza mi dice che il timone mano, è andato. Non ho più motore. Wow, però, si era giocato bene, Checco. So solo schivare, non so colpire con i caccia. No, ma lui fa la parte. È tutto un piano. Sì. Faccio il nabbo così vi dimenticate di me. E poi vi frego. Cavolo, forte Checco. Chi ha distrutto? Occhio Targaz, che ce li hai tutti e due dietro, eh. Vabbè. Ok. Missione fallita. È durata tantissimo. Abbiamo vinto. Ma come cazzo avete vinto, dai? Questi gli obiettivi. Hanno distrutto i carri. Ah, ma sì, si può selezionare la squadra in cui uno vuole andare. Sì. Infatti era quello che io provavo a dire. Ho fatto una kill. Io mi piglio. Possiamo decidere le squadre. Se volete. Allora, cioè, cambio squadra. E come faccio? Dove ti butto? Allora, io segno i blu. Io un'idea ce l'avrei. Allora, siete a me va bene questa squadra. Loretto che conosce. Bastardi. No, voi due contro, raga. Allora, Toretto, Targas e Butta contro Checco, Nitron e MRJ. Vabbè, Mr. Geldon. Cambio mappa o lascio la stessa? No, lascio la stessa. Per me è uguale. Vabbè, aggiudicata. Cambia molto, perciò. Butta, cambia squadra e tira via il pronto e cambia. Come faccio a cambiare squadra? Cambia squadra. Aspetta, non ho capito. Vicino pronto. E poi c'è cambia scritto vicino squadra. Pronto cambia squadra, sì. Ah, ok, cambia squadra. Giaci finché non viene fuori la croce dei tedeschi. Nell'altra squadra. Ok, e manca Mr. Geldon pure. Perfetto. Così? Ah, in teoria te lo mette automatico lui. Sì, lui glielo mette automatico tanto. Adesso gli sta avendo voglia, vuole entrare pure Guzza. Ma siamo 6. In 7 sarà un casino. Vabbè, cosa potrebbe andare storto, no? Non è arrivato. Hai fatto? Now hai fatto? Sì. Perfetto, siamo pronti. Devi startare. Siamo 8 spettatori. Cosa ci sono? Grandi. Però non hai selezionato la squadra. Beh, ma direttamente. Direttamente. Devo selezionare la squadra. Non vorrei che poi siamo 4 contro 2. Ma non no, non dovrebbe okay, cioè, dai, usiamo dovrebbe essere l'arma più inutile. L'autobilanciamento ci dovrebbe essere. Come Battlefield 5, scusa. Ok, Guzza, quando vuoi, basta che me lo dici. Non entra in chat, ma almeno entra in gioco, quindi poi siamo 7. Anzi. Ah, ok. Questo okay, gioco meglio. Non piaceva a nessuno, mi sa a me che la gente si sta ammassando alle porte. Siamo davvero in 4 contro 2. Ecco, avevo indovinato allora, no? Non è che sono così nabbo allora. No, continuate poi, cambio io squadra. Bravo Checco, vieni. Ma si possono ammazzare i propri alleati? Al primo piano, giustamente il bombardiere, contro tutti i carri. Eccomi. Non ho capito, now. Si possono ammazzare anche gli alleati? Penso di sì. Sì, se ti lancia addosso che ti va bene. Mister Fuoco Amico 2, la vendetta. Ok, ecco, dai, siamo equilibrati adesso. Siamo equilibrati. Io sto contento così. Oddio, mo funziona l'ingrandimento. Sì, poi con il tasto V puoi cambiare visuale. Vabbè, quello. Allora, ho davanti butta fuori.
col suo CR32. Eh sì, no, eh. Io magari mi coprite e non mi posso muovere. Non lo so, io vado, dove vado? Mi sa che vado su Mr. Geldon. Ti ho abbattuto! No, da un aereo cinese tarocco. Ma questo è americano, è un gladiator sottratto agli americani. È inglese. Ma non è inglese. Sì. Ah, inglese, scusate. Inglese. No, chiedo. Amico. È uno dei primi aerei della seconda guerra mondiale inglese. Sì. Abbiamo colpito qualcosa, evviva. 100.000 bombe, ma che schifo. Beh, andiamo da butta fuori, vai. Vieni. Oh, ma che mi hanno portato i bombardieri con i cacciaconto, ma che? Già butta, mi sta sparando da 1,5 km. Ci prova, butta fuori. Bastardo! Oh, mia. Finaccia. Puzza dice auto matching pro OP level over 9000. Kamikaze mode on. Guzza ci consiglia di fare una partita tutti contro Checco e Toretto. Ha ragione, io provo col bombardiere, giustamente. Ma ci sto, dai, ci provo, non sto, ci provo. Fate tutto voi, ragazzi, a spostarvi nelle squadre. No. Vabbè, al momento sono in una brutta situazione. Aspetta, mi sposto dopo un attimo. Ma poi ha dato a te la kill, non ha dato a me. Ci siamo scontrati, ma alla fine le kill la prendi. No, ma quella io ancora la kill ne ho una soltanto, ed è quella che ti ho quando ti ho ammazzato all'inizio, la prima volta. Ah, no, questa è ecco. Quando ci si scontra. No, quando ti scontri non danno la kill. Davvero? Ah, no, vabbè, a volte sì, a volte no, dipende. Forse se spari prima. Sì, se spari e gli fai pure danno, forse sì. Ecco, non capisco, col bombardiere. Sì, perché io ho tipo 5 mitragliatrici sul bombardiere. Infatti, mi ha distrutto in un colpo. Lui si pare un il culo. Ho messo due caricatori interi, poi piano. Col bombardiere, c'è 5 torretti antiaeree. Vi affronto con questo. Io contro tutti quanti. Ti proteggo io, Checco! Ah, mannaggia, il punto cieco delle mitragliatrici. Ti prende in coda, Nip. Provo però a beccare e butta fuori. È un altro spunto, dai. Ti ho evitato stavolta. Vai, vado da butta. Ah, così provo a... Abbattuto. Okay, wow. Beh, sei forte col bombardiere. Più o meno. Giusto. Più o meno. Sopravvivere. Aia Targaz non se la cava niente. No, lui è forte Targaz. Guarda come spara. Sovraccarico, no. No, io mi butto col mio paracadute. Oh! Codardo. Ti becco Targaz! E invece il bastardo di Anonymous era dietro. E Anonymous è andata male. Per non aver streamato per la via di YouTube. Sì, lui è la vendetta. Comunque non si capisce un cavolo. Effettivamente. Ho buttato giù due. Certo, che ne dici? Facciamo noi due contro tutti e proviamo. Va bene. Che cosa prendo? Sempre il bombardiere.